E ben ritrovati ragazzi, ben ritrovati ancora una volta nel canale del vostro amico 7 de Coppe. Dai, un saluto speciale a tutti quelli che mi supportano e mi sostengono con tanto interesse ed entusiasmo. Se non sei iscritto al canale, ti invito a iscriverti al canale qua, pollicione in alto, e partiamo subito. Ovviamente vi invito anche a iscrivervi all'altro canale Viola, dove faccio le live quasi tutte le sere, non tutte le sere, stasera dovrei farla. Ore 21:30, trovate il link sotto in descrizione e nel primo messaggio appuntato, come sempre, la Fuente TV, la Fuente TV, la Fuente TV. Oggi andiamo a parlare della situazione di Juric, l'intervista che ha rilasciato ieri, ormai ha firmato la sua condanna a Roma. Ve lo dico subito, ragazzi, oggi ne andiamo a parlare. Voglio parlarvi anche di Paredes, quello che ha detto, situazione di Topic. È un attaccante da tenere sicuramente in considerazione, anche perché ci sono state delle richieste e state sintonizzate. Allora, ragazzi, partiamo subito con le notizie del giorno e vado a parlarvi, visto che ieri non ve ne ho parlato, dell'intervista che ha fatto Juric. A me, sinceramente, non me ne frega niente dell'intervista che ha fatto Juric, anche perché sono abbastanza abituato a quello che hanno rilasciato precedentemente, soprattutto l'allenatore che è stato prima di lui, tra Mourinho e Juric, quello che rilasciava l'allenatore prima di lui, ovvero Danielino De Rossi. Diceva le stesse identiche cose, ragazzi, quindi non è che è cambiato qualcosa, né perché lui poteva dirle, perché tifa la Roma poteva dirle e Juric, che è croato, non può dirle. Esattamente le stesse identiche cose, ragazzi. Quanto è forte sta squadra? La squadra è fortissima. Pellegrini è un top player. Questo è forte, quell'altro è forte. Mamma mia, quanto sono forti! Così. Però poi alla fine della giostra, nella partita contro il Genoa, lo stesso allenatore diceva: questa squadra non mi segue più, io dico una cosa e loro ne fanno un'altra, io dico di stare alti e loro si abbassano di almeno 20 metri. La situazione non è cambiata da prima adesso, ma quella che è cambiata era quella che c'era prima, che prima avevamo un allenatore top di reparto, ovvero José Mourinho, da tutti quanti additato come il bollito. Ma vi ricordo sempre due finali, andate a rivedere le partite con il Bayer Leverkusen e vedete quello che avevamo fatto là e chi ci ha portato in finale, sia in panchina sia il giocatore che era in campo. Adesso non c'è né più l'allenatore né più il giocatore, che non è stato più trattenuto. E vi ricordo sempre che Totti nell'ultima intervista ha detto che lui non l'avrebbe mai venduto, ma questo è un altro discorso, ragazzi. Quindi Juric per me ha firmato già la sua condanna, perché in pratica adesso ha rilasciato questa intervista. In due modi ha firmato la condanna: uno, perché qualsiasi cosa che farà, ragazzi, non andrà mai bene, assolutamente non andrà mai bene. Vincerà contro l'Inter, vincerà a culo. Pareggerà contro l'Inter, non va bene, perderà, lo affosseranno. Lo stesso quello che è successo anche con le partite precedenti. E la seconda condanna che ha firmato è che ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport. Adesso, se tanto mi dà tanto, dovrà rilasciare le stesse interviste, oppure non chiudere le porte agli altri giornali, le altre testate che vorranno avere una sua intervista esclusiva, altrimenti si creeranno dissapori tra le testate e lanceranno merda esattamente sulla Roma, su Juric e tutti quanti. Quindi mi posso aspettare questo, ragazzi. Ormai si vive in un clima incandescente, lo stesso clima che vedremo anche durante la partita dell'Inter il primo quarto d'ora. È la quarta partita, ve lo ricordo sempre, in casa ci saranno anche le altre, sicuramente anche con la Dinamo Kiev. Andremo così fino alla fine dell'anno. Non si parla più di calcio, non si parla più di Roma, qualsiasi cosa che si fa adesso si sbaglia tutto, ragazzi. Ma sinceramente quello che ha rilasciato Juric, ragazzi, a me non fa né caldo né freddo, devo dirvi la sincera verità. Anzi, sono contento che ha detto quelle cose là, almeno vi rendete conto che anche chi ci stava prima, che diceva quelle cose, ha detto le stesse fesserie che ha detto adesso Juric, perché sono fesserie, non si può lodare così Pellegrini. In un mese Pellegrini ha preso 5 lodi, ragazzi. Una dall'allenatore che c'era prima, una da Spalletti, una da Frattesi, una da Juric e un'altra da Juric, due da Juric, ragazzi.
Non se ne può più, lasciatelo in pace questo giocatore qua. Gli addetti ai lavori spero che non ne parleranno più, né bene né male, assolutamente si fa solamente il male del giocatore. Invece per quanto riguarda i tifosi possono dire quello che gli pare, ragazzi, tanto ormai quello che succede, uno becca e fischi, l'altro viene insultato, quell'altro non va bene, va bene così, ragazzi, non c'è problema, aspettiamo la partita con l'Inter. Juric che la sta preparando, almeno secondo le mie prime informazioni, quello che mi è arrivato ve l'ho raccontato anche live, ha provato il centrocampo a 5, stavo dicendo la difesa a 5, il centrocampo a 5-3-5-2, proprio per andare a fronteggiare l'Inter e non partire in svantaggio numericamente a centrocampo, anche perché loro potrebbero surclassarci in determinati punti del campo, l'abbiamo visto con i terzini, sono molto più forti dei nostri. Gli esterni, Di Marco è un attaccante aggiunto, noi non abbiamo queste qualità per i nostri esterni, dovrebbe essere la difesa titolare con Hermoso, Ndicka e Mancini, dovrebbe essere anche la linea di centrocampo, poi vedremo un po'. Questi sono stati provati questi ragazzi, anche perché devono rientrare nazionali, adesso tra poco ne parliamo. Con Angelino esterno, visto che Salemaker e Sharabi ancora non recuperano, Salemaker lungo decente, e dall'altra parte Celik o Abdulhamid, vediamo un po', magari verrà adattato qualcuno, non mi fido di nessuno di tutte e tre, perché davanti avrà sicuramente un top player come Di Marco. Per il centrocampo poi vedremo chi sarà, ragazzi, Koné penso che giocherà sicuro, non potrà fare a meno assolutamente di Cristante e non potrà fare a meno assolutamente di Pellegrini, perché ne stanno parlando tutti quanti bene e sicuramente Juric ci punterà tantissimo, anche per non mettersi tutto lo spogliatoio dei senatori contro, anche perché si sta giocando una panchina e lasciamolo lavorare, io direi lasciamolo lavorare. I lungodecenti ragazzi, che come Salemaker, come El Shaarawy, vedremo pure El Shaarawy, Salemaker ancora sta in stampelle, vediamo quello che succede. I rientranti invece dalle nazionali è da tenere d'occhio in considerazione la situazione fisica di Dobic. Lui stesso ha rilasciato che prima della partita non stava al 100%, si parla di un'infiammazione del ginocchio. Attualmente io non ho queste notizie qua, ma che stanco è vero, ragazzi, noi dobbiamo solamente ringraziare chi soffrì e chi c'era prima per aver trattenuto Shomurodov e per averci detto che ovviamente Dybala poteva giocare falso 9, non l'abbiamo mai visto Dybala falso 9, ma l'avete mai visto voi? Io non l'ho visto, ragazzi, dove sta Dybala falso 9? Si dice, si è detto, ma non si è mai fatto. Quanto cazzo si è fatto Dybala falso 9? Shomurodov come può essere il vice di Dobic? Perché non si è fatto il backup di Dobic? Ne abbiamo parlato agosto, ragazzi. Il mercato di agosto è stato inconcludente e scadente. Non che io gli abbia dato anche un 7-7 più. Io ho dato nel mercato che abbiamo fatto estivo, ragazzi. Ma il problema di Dobic, che è il suo sostituto, lo sapevamo già da agosto per chi mi segue. Non è dopo, non è colpa di quelli dopo, è colpa di chi ci stava agosto. Agosto è stato detto Dobic mi guarda bene in allenamento e può rimanere a fare il sostituto di Shomurodov, può rimanere a fare il sostituto di Dobic perché mi guarda bene in allenamento. Poi ci sono stati tutti quei problemi con l'MLS, lo sappiamo, ve l'ho raccontato tante volte, ma non si è fatto il sostituto, ragazzi. Ci è venuto a dire qualcuno che Dybala giocava, poteva giocare falso 9, invece poi ci hanno detto che Dybala deve giocare col piede sulla linea laterale per giocare molto esterno e Dybala in quel ruolo non poteva assolutamente giocarci. Adesso abbiamo questa situazione con Dobic che in Sasa se gioca contro l'Inter. 120 milioni spesi sul mercato e con l'Inter potremmo andarci con Shomurodov e senza la squadra completa nei suoi reparti. Questa è la situazione, ragazzi, che vi piaccia più oppure no, non è assolutamente colpa dell'allenatore che c'è adesso. Posso dire che può essere ovviamente colpa della gestione e di chi ha dettato determinate condizioni sul mercato. Si è fatto veramente tanto male, ragazzi. Adesso andiamo a vedere quello che sarà. Comunque sia, c'è anche un'altra situazione, che è quella di Paredes, che giocherà, ma è come se non giocasse, ragazzi, perché già dalle sue dichiarazioni, quello che ha raccontato, sarei onorato andare a partecipare al mondiale per club. Ragazzi,
Io penso che questo sarà l'ultimo anno di Paredes, ovviamente gli scade il contratto, probabile che partirà anche a giugno, a gennaio, non lo so, vedremo un po' quello che succede ragazzi, ma la situazione non è assolutamente bella, anche perché giocatori che hanno sì la maglia della Roma, ma è come se non ce l'avessero, è come ragazzi, è come se giocassimo con uno in meno. Se dovesse entrare in campo, comunque sia, vedremo quello che succede, ragazzi. Vi tengo sempre aggiornati. A me queste situazioni non piacciono, anche perché la narrazione a Roma ci raccontano cose totalmente differenti. Avete visto, questo allenatore lo odiano tutti quanti. La squadra viene odiata, ragazzi. Rivogliono assolutamente l'allenatore che c'era prima e stanno cercando di mettere bastoni tra le ruote a questo allenatore, mettendolo in una condizione non poco bella per far allenare questi ragazzi, e un'atmosfera non troppo serena. Infatti i 15 minuti di sciopero vanno ad attestare questa cosa qua, ragazzi. Può piacere o non può piacere, ma così si fa il male della Roma. Bisogna supportare la squadra, ma non sono io che devo dirvi come di fare. Io tifo per conto mio, ragazzi. Chi mi vuole seguire mi segue e tifa con me, altrimenti vado a tifare con le radio e con chi riporta queste notizie. Da monitorare invece, per quanto riguarda già da gennaio, ragazzi, perché mi fanno sapere che ci sono stati un po' di sondaggi, mettiamola così, anche perché ieri e l'altro ieri vi ho raccontato, l'altro ieri in live, ieri in, sul video vi ho raccontato in pratica di Minghese, vi ho detto che vi lasciavo da parte l'attaccante, sto parlando di Nicolò Tressoldi, che gioca all'Hannover 96 in Germania. Quindi questa è la situazione, ragazzi. È vero, è stato monitorato questo giocatore, un attaccante di 20 anni, non ha un grandissimo score, è metà italiano e metà tedesco, nazionalità tedesca, gioca già con l'Under 21, e mi fanno sapere che ci sono un po' di squadre che lo stanno monitorando. Quello che mi è stato detto dalla fuente, sempre la fuente, di monitorare questo ragazzo, 20 anni, ve lo ricordo il nome, Nicolò Tressoldi. Non è il difensore del Sassuolo, quella mezza sega del Sassuolo, ragazzi, è un attaccante, potete andarlo a vedere stasera, magari live ci vediamo qualche video anche di Minghese, vediamo un po' qualche cosina, ragazzi. Comunque sia, mi hanno detto di monitorare lui e da tenerlo sott'occhio, potrebbe andare sul mercato, anche perché ha una scadenza nel 2026, non è stato fissato nessun prezzo di cartellino. Se mi dovesse arrivare qualcosa vado ad annunciarvela, però non basta, va bene, questo può essere un colpo scouting di chi soffì, quello che vi pare, visto che tanto si sono decantati tantissimo questi colpi scouting, ma ci serve anche altra sostanza. Esce Muratov, rinnova, lo spalma sto contratto, andiamo a risparmiare questi 3 milioni? Dobbiamo ancora aspettare i dirigenti. Ogni video lo finisco dicendo che dobbiamo aspettare questi dirigenti. Ottobre, novembre, sempre i mesi cruciali. Con questo vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video aggiornamento. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un bel like, commentino sotto, iscrizione al canale, fatemi sapere la vostra opinione circa queste notizie. Stasera live ore 21:30, ragazzi, vi aspetto tutti quanti sul canale Viola La Fuente TV, trovate il link sotto, ve lo ricordo sempre, attivare le notifiche per tutte le notifiche e gli aggiornamenti, così vi arriva direttamente in direct sul telefono, e mi raccomando, citare sempre La Fuente. Ciao a tutti ragazzi, buona serata e sempre forza Roma, più tardi dai.